Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo tutorial sulla barba. A grande richiesta, il filone di tutorial della barba sta crescendo perché ci fate molte domande a riguardo. Oggi parliamo di barba corta, come portare la barba corta, o meglio, come curarla. Questa è una domanda frequentissima. Allora, innanzitutto, quando parliamo di una barba corta, parliamo di una barba non più lunga dei 5-6 mm. Parliamo di questa definizione come barba corta. Cosa bisogna fare? Sicuramente è importantissimo curare i perimetri perché quando è corta, se non sono precisi, si nota. I perimetri ben delineati, oltre a darci, se li facciamo più angolari, più rotondi, si possono scegliere queste forme in base al nostro viso. In un viso forse rotondo sceglieremo delle forme più quadrate e viceversa. E in più ci permetteranno di far vedere bene come è definita la nostra barba. Come accorciarla, molti dicono come la taglio, molti lo fanno a mano con la forbice, sconsigliatissimo, a meno che non siete dei professionisti barbieri, usare la forbice a casa potrebbe creare delle difficoltà, quindi spesso vengono fatte delle buche, noto questo dai miei clienti che si improvvisano barbieri a casa, quindi è buono usare un rasoio elettrico. I rasoi elettrici non dobbiamo mai usare rialzi superiori ai 4-5-6 mm perché poi non taglierebbero bene e vi lascerebbero peli. Pulite sempre bene questi strumenti per mantenerli in buono stato e a quel punto potete mantenere lunghezze ideali per voi, 2, 3, 4, 5 mm di barba. Un'altra cosa che vogliamo sfatare è che per avere una barba corta sana e comunque anche piacevole da portare, è buono usare dei prodotti, non bisogna per forza avere una barba lunga. Un olio da barba è fondamentale anche per una barba corta. Innanzitutto abbattiamo la possibilità di prurito, lenisce la pelle, ammorbidisce il pelo e evita il prurito. Questo è un aspetto fondamentale. Pure l'uso di un buon dopobarba quando ci siamo rasati nei perimetri, l'uso di un pre-shave fatto per poter rasare ed evitare forse di rasarci con il sapone da barba perché non ci permetterebbe di vedere i perimetri, no? Quindi usiamo un olio pre-shave per rasatura, quello ci farà vedere bene dove rasarla. Queste sono tutte piccole accortezze che chi porta una barba lunga, ama portare una barba lunga, giustamente può avere la possibilità di farlo curandosela a casa. Un consiglio che voglio dare, sta andando molto in questo tempo, una barba corta, ma facciamo evidenziare il baffo. Spesso è un bel consiglio estetico e oggi è anche una cosa che sta piacendo molto ai nostri clienti. Spero anche questa volta di avervi dato dei buoni suggerimenti e fatemi sapere come vi trovate. Grazie.